Oggi vi propongo un primo piatto leggero e veloce, la pasta con crema di zucchine e ricotta. Fate bollire in abbondante acqua leggermente salata le zucchine tagliate a rondelle. Cuocetele per 6-7 minuti finché non saranno tenere, quindi scolatele con un mestolo forato. Nella stessa acqua potete cuocere anche la pasta. Mentre la pasta cuoce, preparate la crema di zucchine. Mettete le zucchine lesse in una padella senza altri condimenti. Accendete il fuoco a fiamma bassa e schiacciatele grossolanamente con una forchetta. Aggiungetevi un mestolo di acqua di cottura della pasta. Insaporitele con qualche foglia di menta e con un bel pizzico di origano. Aggiungete la ricotta e ancora un po' di acqua di cottura della pasta. Mescolate bene per formare una crema. Poi spegnete il fuoco e aggiungete anche un po' di parmigiano grattugiato. Scolate la pasta al dente e trasferitela nella padella. Mantecatela per un minuto circa a fiamma bassa. La pasta con crema di zucchine è pronta. È un primo piatto cremoso ma leggero, dove le erbe aromatiche valorizzano il sapore delle zucchine. E ora gli ingredienti. Per 4 persone vi serviranno 360 g di pasta, 300 g di zucchine, 150 g di ricotta vaccina, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, un pizzico di origano, qualche foglia di menta, un po' di sale grosso per salare l'acqua. Segui il mio blog per questa e altre ricette.